giustamente mi fanno di puntualizzare che spesso i nostri politici, la nostra parte politica parla di dover rispettare la Costituzione, e in questo caso la Costituzione non è che non è rispettata, è calpestata. Ma soprattutto io non faccio il discorso di diciamo tecnico legislativo, dico una cosa molto semplice: stanno calpestando la dignità umana, stanno calpestando la vita e soprattutto stanno mandando alla morte bambini, padri di famiglia, madri, sorelle, e questa è la cosa brutta: stanno calpestando la vita. Signori politici, sapete già chi sono: ho 41 anni, ho una salute di ferro. Dal 23 che sono qua assieme a dargli la solidarietà a questi ragazzi. Io vi dico una cosa sola: voi penso che avete dei parenti, avete dei nipoti, avete dei cugini, avete un cuore, avete una salute. Ma se vi ammalate voi con tutti i soldi che voi vi beccate, con i tagli tutti che avete fatto quanto riguarda la sanità, e oggi questi ragazzi che tengono una speranza a poter vivere, e voi rifiutate perché è tutto un business farmaceutico, perché poi alla fine è tutto un introito di soldi. Io vi invito a voi ad avere il coraggio a scendere in questa piazza, se siete veramente degli uomini, che siete degli uomini, avete un cuore. Ma voi non avete un cuore, avete una pietra nel petto.